Allora, ovviamente ringrazio la consigliera Celli per l'interrogazione che ha fatto, perché apre chiaramente uno squarcio all'interno di una situazione che è certamente, come si è detto, drammatica. Un problema che va avanti da tanto, troppo tempo e che questa amministrazione sta cercando di gestire con le poche disponibilità che ha. È chiaro che l'apertura offerta anche dalla delibera regionale è incoraggiante per risolvere le problematiche che sono state sollevate. Il tema del recupero edilizio e la possibilità di utilizzare proprietà dell'amministrazione da destinare all'ERP è attualmente in corso di valutazione. Sia perché, come ben sappiamo tutti e saprà anche l'interrogante, sono in corso attività relative al rinnovo delle concessioni, perché tutte le concessioni sul patrimonio disponibile dell'amministrazione sono scadute e sono anche attenzionate dalla magistratura in molti casi. In molti altri casi, come ben sappiamo tutti, l'emergenza abitativa è stata una problematica gestita con i famosi residence, anch'essi oggetto dell'attenzione dell'autorità giudiziaria. Pertanto l'attività di questo assessorato di cui sono il titolare si svolge su più fronti. Anche la problematica sollevata legata ai fondi ex GESCAL, ai quali si fa riferimento nell'interrogazione, riguardano dei fondi che attualmente non ci sembra essere disponibili nella loro interità da parte della Regione, in base alle interlocuzioni che abbiamo avuto. E in questo caso siamo ovviamente impegnati nel comprendere quale sia il percorso migliore per assicurare il reperimento di ulteriori fondi. Per quanto concerne infine il tema più ampio, che è quello della regolarizzazione anche di quelle che sono famiglie che si trovano in emergenza abitativa e quindi che si trovano anche in immobili con questa natura, la procedura dell'autorecupero è una procedura che riteniamo importante, per la quale vi sono stati anche già interlocuzioni con il prefetto, in particolare sulla realtà del Corviale, che molti conoscono. Anche con l'ATER è in corso un'attività di interlocuzione molto ampia, sia in accordo alla procedura avviata dal riscossore nazionale Equitalia per il recupero dei soldi che l'amministrazione vanta nei confronti dell'ATER, e nello stesso momento la disponibilità dell'ATER di collaborare nella risoluzione di questa tematica. Quindi le interlocuzioni sono in corso e ci auguriamo di potervi dare maggiori notizie e approfondimenti in merito. A breve presenteremo anche un regolamento sulle concessioni, presenterò in giunta e poi verrà discussa chiaramente nelle sedi opportune, affinché si possa trovare una soluzione al tema ampio e serio dell'emergenza abitativa. Tutte le attività che vengono suggerite dai nostri consiglieri nel Consiglio ci aiutano anche a pungolare maggiormente gli uffici di amministrazione, perché l'interesse è collettivo ed è importante che venga reso pubblico anche attraverso sedute come queste. Quindi volevo informare la consigliera che l'attività ovviamente è in corso, quindi gli uffici stanno muovendo. Come giustamente ricordava la consigliera, le ragioni che a volte portano l'amministrazione a prolungare i tempi possono essere varie, a volte anche una riorganizzazione può diventare il pretesto per non trovare delle soluzioni immediate. Fortunatamente questo non è il caso, ho interessato direttamente il Dipartimento a cui sono direttamente collegato e ho chiesto appunto informazioni in merito. Allora, riguardo allo stabile, da quello che mi hanno riferito, sembra che lo stabile non sia nella piena disponibilità dell'amministrazione, in quanto non si è perfezionato l'atto di immissione nel possesso. Questo perché è avvenuto, perché ho chiesto chiaramente anche Lumi a riguardo.
La documentazione che è stata prodotta dalla parte donante, quindi immagino dal vicariato, unitamente all'ex Dipartimento Periferie, non era carente in alcune informazioni. Sostanzialmente le varie certificazioni prodotte, sebbene fossero conformi alla legge, non erano sufficienti per poter procedere all'immissione del possesso. Quindi l'impegno del Dipartimento, scritto appunto sulla carta, è stato quello di procedere non solo a convocare le parti, ma ad eseguire con sollecitudine tutti gli opportuni sopralluoghi e verifiche tecniche ai fini delle prese in possesso. Quindi sostanzialmente mancavano delle documentazioni che dovevano essere prodotte da tecnici. E in questo momento l'amministrazione se ne fa carico e si assume lei la responsabilità di produrre la documentazione mancante, anche perché tali beni sono oggetto di donazione, quindi è l'interesse della collettività. Per quanto concerne l'utilizzo, giustamente l'interrogazione si richiamava anche sul processo partecipativo e tutto il resto, ho avuto la possibilità di colloquiare anche con la professoressa Di Pillo, che si occupa del territorio decimo, e mi ha confermato appunto che lo stabile ha, credo che mi ha detto che c'è un sacrestano, comunque c'è una persona che continua a risiedere all'interno dello stabile, immagino forse con quel presupposto che si diceva della tutela della struttura. Per quanto riguarda infine le finalità, credo che quell'aspetto sia di competenza, almeno da quello che mi hanno detto gli uffici, direttamente del decimo municipio, che è deputato ad acquisire poi nella piena disponibilità l'immobile. Quindi la procedura che viene portata avanti dal Dipartimento Patrimonio è quella di immissione nel possesso e poi successivamente devolvere tale immobile alle disponibilità del municipio decimo, che quindi si dovrà far carico a questo punto della procedura di cui si parlava nell'interrogazione, ovvero la concertazione con i cittadini circa le finalità, ed ovviamente accogliamo di buon grado la disponibilità dell'amministrazione sanitaria, quindi in questo caso della Regione Lazio tramite la ASL, di utilizzare una parte dell'immobile per realizzare un presidio sanitario. Grazie.